stampa del segretario provinciale sul caso Brindisi, Gonzales, ma anche questo laboratorio politico che secondo il segretario provinciale non esisterebbe più. Blasi a Brindisi per dire non è vero, che non me ne frega niente di tutta questa città e di questa provincia. Sì, come ho detto, io ho forzato il mio carattere nel convocarvi in questa conferenza stampa, perché diciamo, non è soltanto un fatto di carattere, ma anche l'idea che ho della politica, della responsabilità nella direzione politica. Ho sentito delle cose assolutamente non vere, ho letto soprattutto, e quando questa mattina ho aperto i giornali ho detto davvero questo è troppo. Ecco perché mi sono permesso di chiedervi di venire in questa conferenza stampa per raccontare i fatti. I fatti sono che io ho dato tutta la mia disponibilità a partecipare venerdì alla riunione che era stata convocata, avevo chiesto di convocarla in tarda serata perché avevo già un impegno pubblico a cui non potevo mancare su Bari. Appena finito quell'impegno, intorno alle 9:15, ho chiamato il segretario provinciale, gli ho detto mi sto mettendo in macchina in questo momento, entro circa un'ora sarò su Brindisi, fatemi sapere se siete ancora in riunione e se devo venire. Non ho ricevuto nessuna telefonata. Gonzales deve dimettersi, segretario. Guarda, io sono abituato a fare le cose secondo una modalità improntata alla serietà e all'equilibrio. E noi avremo una riunione mercoledì nel gruppo dirigente del partito della città di Brindisi, a seguito di una riunione che lui ha già tenuto con la maggioranza che lo sostiene, che gli ha chiesto di restare. Quindi adesso sarà il partito cittadino con il sindaco presente e con me a fare una valutazione di tutto quello che sta avvenendo e insieme decidere che cosa fare. Resterete alleati con il nuovo centrodestra di Massimo Ferrarese? Guardi, questa anche qui io credo che non si possa fare una discussione politica semplicemente con una battuta durante una conferenza stampa. Il laboratorio Brindisi e quindi l'incontro tra la sinistra e il centro di Ferrarese è stata un'esperienza importante che ha conseguito sotto il profilo politico risultati decisamente positivi, che ha saputo anche allargarsi ad altre realtà della Puglia, a cominciare dalla città capoluogo, dove a Bari il centro-sinistra governa con le forze di centro, come a Foggia, come a Taranto, in prima in provincia e poi anche nel comune, come è accaduto in tante altre città di questa nostra regione. Allora io credo che noi dobbiamo fare un ragionamento serio, pacato, ma serio, di confronto, di analisi e di valutazione politica, intanto con le realtà dove questa alleanza governa e sulla base anche dei fatti che a livello nazionale, quindi con una ricaduta sui territori, sono accaduti nel centrodestra in questi giorni, con gli organismi del partito e con i nostri iscritti, un approfondimento e una discussione seria rispetto alle prospettive politiche che il centrosinistra deve mettere in campo in questa nostra regione e quindi anche in questo territorio. Solo sulla base di questo noi prenderemo una posizione, definiremo una linea, ma io credo che anche e soprattutto in quelle realtà dove questa alleanza sta esprimendo buon governo, non capisco perché, senza un approfondimento e una discussione politica seria, noi dobbiamo dire mandiamo tutto a mare.